Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per provare lui, ragazzi. Lui cos'è? È il New NGTS. È uno scooterino carino, l'ho provato, ragazzi, ha una bella coppia, una bella portata, due pacchi batterie in questa configurazione, 60 volt, 35 ampere ora. Si possono utilizzare sia in combo, perciò insieme, o eventualmente una la lasci a casa, l'altra la tieni sullo scooter, quando la scarichi, per esempio, sostituisci la scarica con la carica. Però ragazzi, un consiglio che posso darvi: se riuscite, tenetele entrambe sempre sullo scooter, così da avere, diciamo, è normale che avrete una ricarica, un tempo di ricarica molto più lungo, perché si stima intorno a 3 ore per ogni batteria, perciò sono due, siamo intorno alle 6 ore per avere una ricarica completa. Illuminazione totalmente LED nel frontale, due gruppi ottici, eccoli qua, te li mostro. Questa, diciamo, è l'occhio che contraddistingue i modelli New. In più nel centro abbiamo 1 e 2 ottiche secondarie per anabagliante e abbagliante. Il quadro strumenti è totalmente digitale RGB. È uno scooter, come abbiamo detto, 125, perciò non può viaggiare in autostrada. Velocità massima siamo intorno ai 70-80 km orari. AT è il motore elettrico montato in ruota posteriore, eccolo qui, questo è il motore elettrico. È un Bosch, New collabora attivamente con Bosch per la produzione dei suoi motori elettrici. Sono motori elettrici in ruota, perciò già, diciamo, piazzati dentro le ruote degli scooter. A differenza, per esempio, di Zero, Zero monta motori esterni connessi alle ruote tramite cinghie di distribuzione. Peso del mezzo senza batterie siamo intorno agli 85 kg, poi ovviamente con le batterie che hanno un peso consistente il totale aumenta. Da qui a sotto 740 mm. Autonomia del mezzo 134 km, è il modello più performante come percorrenza. Qui abbiamo la prima batteria, che è una batteria agli ioni di litio, come abbiamo detto, 60 volt, 35 ampere. Questa è la presa di ricarica, eccola qui, vai a mettere una normalissima presa 220 per andarlo a ricaricare. La seconda batteria dove? Non è qui, ma è sotto la pedana, eccola qui. Se questo lo togli, perfetto. E allora, per aprire questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sfilare la nostra chiave, inserirla qui, sbloccare il gancetto e lì è la seconda batteria, sempre da 35 ampere. Sono entrambi simili come capacità, appunto perché, ragazzi, perché vengono connesse in parallelo. E allora, lo stile mi piace, ha uno stile moderno, ottimo appunto se vuoi convertirti da combustione a elettrico. New non ha solo questo modello, attenzione, ne ha molti altri, però questo è quello più prestazionale, non solo, abbiamo detto, in potenza ma anche in percorrenza. Vi mostro due chicche: una è questo, il porta borse, e a molla lo pigi, come vedi, aggancia la borsa e si presta benissimo al trasporto. In più abbiamo anche una porta USB per l'eventuale ricarica di smartphone e un porto getti molto ma molto capiente. Per avviare lo scooter cosa dobbiamo fare? Giriamo la chiave su on,
ci parte il display dove ci indica che cosa. Purtroppo abbiamo il sole contro, comunque una, due batterie, 98% di autonomia è rimasta, l'orario, poi le modalità, che in questo momento siamo su Dynamic, però se pigiamo questo tasto più passa in Sport, e poi abbiamo anche E-Save. E allora, questa è la modalità, diciamo, per risparmiare al massimo batteria. Abbiamo velocità limitata, prestazioni limitate. Abbiamo il contachilometri in tempo reale, chilometri orari. Allora, per partire abbiamo detto di accendere il quadro. Ora andiamo a pigiare il tasto verde. Ready. Ok, ready vuol dire che è pronto. Andiamo con l'acceleratore. Eccolo qui, ragazzi. Lo scooterino parte. Come va? E allora va alla grande, la potenza c'è, però posso dirti una cosa, che l'unica cosa che può dare fastidio è l'assenza di rumore, cioè tu ti vedi volare ma non senti nulla all'orecchio. Può essere pericoloso per chi viaggia accanto a te, può essere pericoloso per i passanti a piedi, però ragazzi, la natura dell'elettrica è questa, la silenziosità è una cosa che però a me piace. A tanti puristi del motore a scoppio non piace. I freni rispondono benissimo, freni a disco anteriori e posteriori. In questo momento, ragazzi, sono in modalità green, cioè la modalità più bassa, eco, perciò la potenza è limitata al massimo, appunto per poter fare più percorrenza. Anche con modalità eco ti faccio vedere che parte, e la spinta ce l'ha ugualmente. Suona. Partenza in modalità eco. Partenza in modalità dynamic. E ora partenza in modalità sport. Ragazzi, la differenza tra le modalità c'è, come si sente proprio la botta in partenza, che è tantissimo, anche se in questi scooter viene tanto limitata, perché una forte coppia, una forte partenza può essere pericolosa per chi non abituato, per chi non forte diciamo nelle braccia, può dare problemi. Ok, siamo in due, ragazzi, peso attuale oltre 100-130 kg, forse anche di più. Siamo in modalità sport e ovviamente va bene, non c'è problema. Può anche variare la modalità mentre sei in viaggio. Perciò mettiamo il caso, vai a un tot velocità, hai la batteria quasi scarica, cosa fai? Per preservarla al massimo abbassi la modalità e vai per esempio in eco, come facciamo ora. Ora siamo in eco e lo scooterino non dà più lo spunto in partenza, ma cammina, diciamo, molto più rilassato. Due cavalletti disponibili, quello laterale, eccolo qui, stile sportivo, bene, e poi c'è il cavalletto, quello standard centrale, 1, 2 e 3, con un pochino di forza sale, che è una meraviglia. Ragazzi, vi mostro il comparto luci, puramente LED, e abbiamo anabbagliante più luce diurna, che è il cerchio, che è appunto new, in più abbaglianti sono questi. Eccolo qui, una bella luce. Indicatori direzionali sono questi, accompagnati da un segnale acustico. Sono disponibili sul mezzo anche le quattro frecce, cioè in caso di allarme, in caso di pericolo, è possibile andarle ad azionare tramite questa
leva anteriore e posteriore, ripeto, tutte completamente a LED. Stop, LED e illuminazione targa. LED per illuminazione della targa. Non c'è posto per un eventuale casco. Questo può essere una cosa negativa, però può essere, ragazzi. Però abbiamo la predisposizione per andare a mettere un bauletto, un normale standard bauletto. L'installazione va fatta tramite il supporto che è nascosto dietro, dietro questa plastica. Se interessati a questo o a altri mezzi che vedrete nei prossimi giorni, io vi lascerò sotto in descrizione un codice promozionale da utilizzare al momento dell'ordine. Se siete interessati mi potete contattare inizialmente tramite mail, poi da lì ci faremo sentire noi o io direttamente o chi appunto se ne occupa. E comunque in regalo per gli interessati ci sarà il paravento originale dello scuderino. Ragazzi, per questo video è tutto, se ti è piaciuto un like, iscriviti al canale, clicca la campanella per non perderti i video futuri. Andremo a vedere tutti gli scooter di casa New e anche Zero. Poi oltre ci saranno anche Ascol, eccetera eccetera. Ciao ragazzi, al prossimo video.